sono obiettivo di qui dentro. Mi dispiace per lei. Cortesemente, ne parliamo poi. Allora, dove io sto alla sosta, sì. La sosta purtroppo è un posto dove ci sono delle condizioni igieniche veramente pessime, perché comunque c'è il sovraffollamento, siamo troppi in una stanza. Io sono in una stanza dove oggi siamo in 6, ma fino a 2 giorni fa eravamo in 8. Ieri hanno fatto due brani, stavamo in 8, l'altro ieri stavamo in 8, hanno tolto 2 brani, adesso siamo in 6. Nella stanza c'è come siamo morti, messi in una tomba. Non c'è spazio, non c'è proprio spazio per muovere. Mangiamo là, c'è pure bagno insieme. Chi mangia, chi va al bagno, che devo fare? E con una semplice tenda che non ci hanno neanche fornito loro, ma che abbiamo dovuto inventare noi con delle lenzuola e per avere un attimino di privacy, no? Anche con la carta igienica è un problema. Eravamo in 8 fino a qualche giorno fa e di conseguenza abbiamo avuto problemi. L'abbiamo chiesta e quindi il magazzino non funzionava, non c'era il lavorante, situazioni varie, praticamente tipo. Siamo dovuti andare in bagno in condizioni senza carta igienica. Bidet non c'è, con questo 47 gradi, 3 persone in una stanza, si vive malissimo. La luce, c'è una luce qui dentro? No, c'è questa. Ah, è già accesa. Già accesa. Non sono molto luminoso. Non lo so quanto c'è. 7-8 metri quadri. Chi è che dorme su? Come sale? E chi è che decide chi va a dormire sopra e chi dorme sotto? Come siamo arrivati? Noi due siamo in ordine arrivati di arrivo nella stanza? Quindi c'è una priorità sull'anzianità di stanza. Qua è proprio è la struttura che non funziona. Ma io penso ormai un po' tutti i carceri, perché il sovraffollamento ormai è dappertutto. Il grosso problema dell'Italia è il density rate, cioè l'utilizzo di posti in carcere per numero di posti disponibili, e abbiamo un 148.6 che ci pone in una delle posizioni peggiori d'Europa, cioè l'Italia è un gradino inferiore solo rispetto alla Serbia, che è il paese peggiore dal punto di vista del density rate. E qua siamo tutti pieni qua siamo pieni. Questa struttura deve essere chiusa. Io ho dormito per terra a cella 53 per più di 15 giorni, perché eravamo 570 persone dentro tutto. Chi ci dorme? Io. Mi sono preso pure un raffreddore. Perché dormi là, scusa? È perché non lo sapete che non c'è la branda qua, siamo in 10, stanno 9 branda. Di giorno le mettevo sotto altri letti, sotto la branda. Poi dopo le 9 le tiravo per dormire su. Se arriva il 17esimo in cella, si mette a dormire lì. Perché se restano un politico, svuotano, questo lo so per visto in altri carceri, svuotano una sezione e lo lasciano da solo. Perché invece non lo mettono un politico un mese in cella qua con noi? A vivere come viviamo noi, che dobbiamo ammazzarlo. A vivere come viviamo noi. A vedere se dopo un mese non danno altri indulti, mi danno una sanatoria, buttano fuori tutti. C'è solo una doccia e alla sosta siamo 36, 34, ora non so con esattezza quanti. Tutte quelle bottiglie lì, perché? Per fare la doccia in cella, perché qua gli orari non è che si può fare la doccia a orari di tipo aria, no? Allora si può fare per stare puliti. Siamo noi, capito? Per forza devi farti la doccia, perché sennò si pussi e diventa brutto, no? Ci tocca 3 volte alla settimana. C'è un solo scaldabagno e di conseguenza spesso più avanti ci sarà il problema dell'acqua fredda, no? Questa è potabile? Questa qua non lo so se è potabile, perché è tutta la stessa linea, non ho capito, è la stessa linea di tutto, quindi non è potabile. No, allora. E qua c'è lo schifo delle docce, c'è lo schifo, non vengono neanche pulite le docce. E qua i miei compagni hanno bambini e prendono le malattie. Noi praticamente non ci hanno detto di questa crisi. Ieri l'abbiamo intuito, percepito, capito, perché hanno smontato queste brande
Cioè avete avuto molto da morire prima che arrivassi? Mamma mia, fino a ieri sera abbiamo fatto straordinario. Allora, usciamo tutte le mattine a fare le pulizie, però quando deve venire qualcuno ci fanno fare proprio delle pulizie straordinarie. Ieri pomeriggio io ero nella sezione che lavoravo nella sezione, l'assistente mi ha fatto uscire, dice io devo pulire il doccio, noi ci dobbiamo fare lavori straordinari. Come mai? Dici, può essere che domani avrà bene qualcuno. La finestra lì non si può aprire? No, c'è la banda. Siamo bloccati. Siamo bloccati. Si può entrare in questa? Sì, prego. Adesso lo faremo chiudere. Abbiamo attaccato l'inverno, fa freddo. Solo che il problema è quando fumiamo, insomma, siamo fumatori anche. È una delle celle che non hanno cambiato. Vuole vedere il materasso? Perché guarda come erano finiti e non c'erano materasso. Ma siccome c'era dentro la scabbia? La scabbia? Non hanno cambiati. Ogni giorno aria per 4 ore e basta. Basta 20 ore di... 20 ore di... Ma perché? Ma perché non ci volete andare in palestra? Non c'è niente. Ma in palestra è vuota, non c'è niente. È vuota, non c'è niente. In una cella per 2 persone, 5 persone. Non è giusto. Non è giusto, cosa posso fare? Praticamente noi abbiamo solo le 2 ore, tra virgolette, d'aria la mattina e le 2 di pomeriggio, anche se il pomeriggio non si può uscire, perché obiettivamente ci sono 40 gradi. Il sole è a picco e di conseguenza non c'è una tettoia, un posto per ripararsi, di conseguenza io non esco. Andiamo, andiamo all'aria, veloce, andiamo. Purtroppo San Sebastiano è un istituto di persone molto povere, perché ce ne sono alcune che addirittura non hanno neanche il conto corrente. Ci dobbiamo arrangiare così, purtroppo. Un gramo di eroina a 4 anni e 8 mesi. Hai cambiato anche la tipologia dei detenuti? Intanto l'altissima percentuale di tossicodipendenti non c'era, 10 anni fa non c'era. E quindi persone che hanno essenzialmente, non hanno essenzialmente punti di riferimento, o si sono notevolmente affievoliti questi punti di riferimento, quindi ci stanno anche molti di quelli che potremmo definire barboni, anche con problematiche a monte di tossicodipendenza spesso. Che fine fa? Vedi la zona che fine fa? Guarda, fammi vedere la zona che fine fa. Esche la zona che fine fa. Questa è una... Stai cucinando? Sì. Cucini? Ci sono molte persone in cui il carcere è una congiuntura, una condizione quasi inevitabile nella propria vita. Proprio la nascita in una famiglia, in un ceto sociale, un po' segna il destino e pochi se ne riescono a liberare. Tanti vengono a trovare gli amici. Tanti. Purtroppo abbiamo anche delle situazioni molto dolorose, ci sono, e non sono poche, no? Però di alcuni che proprio non hanno dove stare. Io ho fatto 8 anni in Italia, sì. E sbagliato una volta e loro mi hanno mandato al carcere. Sì. E ho fatto 3 anni di carcere, sì. E dopo loro mi hanno portato qua, al centro di accoglienza. Io credo che le ragioni siano molteplici di questo aumento della popolazione carceraria immigrata. La prima sicuramente è la mancanza di occasioni legali di ingresso nel nostro paese, che determina una fascia molto consistente di clandestinità e quindi da quest'area è facile che le persone per esempio rimangano coinvolte in traffico di stupefacenti, può succedere. Perché mi è arrivato qua con uno che mi ha portato e dice che io devo pagare questo miliardi e miliardi, io questo non ho accettato. Pure io spacciavo con uno, mi hanno arrestato il 99.
Poi ci sono altre ragioni che si legano al prolungamento della detenzione nei centri di identificazione ed espulsione, che è un fatto recente, perché le cronache ci fanno conoscere di numerose ribellioni, rivolte, tentativi di fuga, che vengono puntualmente poi sanzionati con gravi capi di imputazione che si traducono per parecchi immigrati in detenzione. Ma guardati la doccia com'è. Ma qua la doccia c'è. Io appena che uscito dal carcere, e loro mi hanno portato qua. A me, io al carcere, meglio del centro di accoglienza. Io qua mi soffro. Voglio fare un motivo per andare al carcere. No, corriamo come un animale. Peggio di cane. Anche se c'è da dire che una parte di questi immigrati non sta molto tempo in carcere, perché dopo una condanna per direttissima può essere anche espulsa. E tu hai creato inferiore a 2 anni? Sì. È già da settembre che non neanche mi hanno risposto. Settembre dell'anno scorso. Che non ti ha risposto nessuno? Neanche un sì o un no, niente. Il tuo avvocato che dice? Il mio avvocato è a Pisa. Sono stato allontanato 2000 km da Milano fino a qua. Non va bene perché sono uno straniero, per cui gli italiani rimangono vicini. Io sono marocchino, mi hanno allontanato di più. Nata mia figlia, finora non l'ho vista. Non hai mai visto tua figlia? No. Nessuno ti è venuto a trovare? No. Quest'anno sei da solo? Perché è lontano, da qua a Milano, lontano. Per arrivare fino qua ti serve almeno 2 giorni, 3 giorni, anche soldi per le spese, tante cose. E riesci a telefonare? No, finora non hanno autorizzato. Non ti hanno mai autorizzato a telefonare? Prima Augusta sì, qua no. Perché no? Perché qua no? Non lo so. Da 2007 che non vedo la famiglia, non vedo nessuno. La Romania tutti. Dura 3 mesi dalla Romania a venire una lettera. Lo sai cosa dici ai miei figli? Che sono morta, non esisto. Qua a volte è anche una minima cosa, se uno non è forte, si abbatte, no? Ma chi essere forte, ma chi era avanti? Io qua sto stando bene perché ci sono i miei compagni che mi aiutano. Che lo conosciamo bene male di fuori, le diamo una mano, psicologicamente non lo aiutiamo. Psicologicamente. Ma a me chi mi deve aiutare? Poi sono tanti stranieri della mettece questo, no? Che non hanno niente. Poi tante volte quando ci arrivano a mangiare noi lo aiutiamo a loro, no? Io volevo dire un'altra cosa, stamattina sono andato a Fisatameda, 10 minuti, se lei vuole la terapia la deve comprare, perché io ho un'insufficienza venosa alle gambe. E di notte soffro, non posso dormire. Io non posso comprarmi la terapia, perché quelli che mi mettono i familiari sono per campare. Giusto, qua, giustissimo. Perché qua il mangiare proprio è pochissimo, diciamo, per tutti i detenuti. Perché comunque non tutti hanno la possibilità di fare la spesa, no? Questo è il formaggio, questo è parmigiano grattugiato, allora, sì. Prosciutto crudo, 90 grammi, 3,49 euro. E se non lavorate come fate a comprare queste cose? Se non lavoriamo... Praticamente sei ovviamente abbastanza limitato, no? Perché non ti puoi permettere, che ne so, dei prodotti per l'igiene personale, no? Quindi, che ne so, un deodorante, uno spazzolino, un dentifricio. Ognuno di voi ha un suo lavoro di carta igienica al mese? Sì, chi non ha disponibilità di fondi per poter comprarsi delle cose personali, beh, ci si aiuta comunque nel limite del possibile. Quello, se hai i soldi, prendi carta igienica. Se non hai i soldi, ciao. La speranza che si migliora, che sia, non dico un albergo, però che migliora meno sta detentivo per tutti, anche per gli altri compagni di viaggio. Non dico amici perché non sono amici, sono compagni di viaggio, stiamo viaggiando qua, è un viaggio. Non sappiamo la strada qual è, però un viaggio. In carcere il direttore decide perfino quante caramelle puoi portare al colloquio coi figli. Un agente se puoi fare la doccia oppure no, un sanitario se puoi dormire col materasso senza. Noi qua siamo un numero e dobbiamo sottostare alle regole. Se un detenuto si comporta male, dipende la monda che c'è, tipo delle guardie, sono delle guardie che fanno il suo lavoro bene, fanno il rapporto e gli fanno la sanzione disciplinare, che poi diciamo decide il direttore. Non ci chiama mai. E come se non esiste il direttore. E chi gli chiama? L'ispettore. Buongiorno, lo sto conoscendo adesso, piacere, venga. Buongiorno. Piacere, venga. Il detenuto se ne accorge quando la gente è disponibile ad ascoltarlo, a vedere i problemi, no? Perché c'è tutta una interazione continua, insomma.
Ci sono quelli che a volte invece ti fanno pesare di essere un detenuto, anche solo quando ti guardano a volte. Cosa del consiglio di disciplina? Ma io sto parlando con la signora e poi parlo anche con lei, però. Io sono un bravo ragazzo, io non sono un delinquente. È isolato in attesa del consiglio di disciplina perché può provocare problemi. Quando si ha un colloquio con un detenuto che ha fatto un furto, che lui si rende conto che lo ha fatto il furto, perché è un poveraccio che non si può pagare nemmeno l'avvocato, lì cambia il discorso. Allora si è più umani su un poveraccio del genere, praticamente si capisce, non hai di fronte, ecco, non ci sono, tutti possono sbagliare. È una persona sbagliata, noi lo sappiamo che abbiamo sbagliato, però a volte ci sono delle guardie che, diciamo, te la fanno pesare questa cosa, no? Tipo che ti puntano il dito addosso per qualsiasi cosa fai, anche se parli, se respiri, così via. Diverso è quanto il terrorista, allora lì diciamo che c'è lo scontro praticamente, a dire ecco, sei cattivo, io sono il buono, quindi praticamente ora ci dobbiamo confrontare, è tutto lì. Allora io mi sono data questa regola, che a noi non è tenuto né giudicare né valutare che cosa i detenuti hanno commesso prima. Il fatto è stato già giudicato da qualcun altro ed è finito. Noi dobbiamo gestire delle persone, lo dobbiamo fare secondo quelle che sono le norme previste. Se dovessimo andare a guardare il fatto, grosso è il rischio di diventare parziale. Però qui non mi fanno mai uscire, lo so che non mi fanno, un giorno mi picco, un giorno mi ammazzo, un giorno. Non solo io, tanti miei paesani, hanno cucito la bocca, non abbiamo fatto casino. Sono stato anni fa nel carcere di Gazzi e ho fatto dei corsi di formazione ad agenti penitenziari, ma alla fine quello che mi hanno fatto capire era che o loro usavano il manganello in certe circostanze per affermare l'ordine o sarebbero stati sopraffatti. E se un agente 5-6 anni fa, non solo qui ma anche da altre parti, sorvegliava 50 detenuti, oggi sono raddoppiati e gli agenti non sono aumentati. Contestualmente, avendo meno personale, non sei in grado di impedire per esempio suicidi anche in alcuni casi. In alcune situazioni, quando una persona ha tentato di suicidarsi, poi gli viene tolto tutto, no? Viene messo appunto nella cella lì per paura che lo ritenti la cosa, che è tutto fuorché la prevenzione del suicidio, perché se una persona che ha tentato il suicidio si è tagliato così, è una persona che ha bisogno di essere seguita il doppio da persone, da esseri umani, non da pareti. Quali sono i casi in cui si dispone l'isolamento? L'isolamento quando il soggetto è veramente pericoloso per sé e per gli altri, è tutela della sua incolumità, perché ha tentato di commettere atti anticonservativi e quant'altro, quindi noi qua così non ha la possibilità di mettere a rischio la propria vita. Signori no, mi scusi, loro hanno una bocca bella, si girano, ha capito? Parla con me, se vogliamo parlare, non ci siamo senza prossimi. Privi di superleggere. Non c'ho niente, tu non spagnato. Viene messo qua per uno o due giorni, fin quando lui calma e sottogirazione, ma non lo diciamo noi, ce lo dice il sanitario. Senza materasso, però non abbiamo ancora capito perché un materasso non infiammabile viene tolto. Allora, il materasso non infiammabile viene tolto soltanto temporaneamente perché questa persona può creare problemi. Nel momento in cui questa persona non dà più problemi, il materasso verrà rimesso immediatamente. Cioè, come si può usare con un arma contro se stessi o contro gli altri? Voi lo sapete? Come può essere utilizzato un materasso? Può essere utilizzato se uno si vuole soffocare, per esempio. Ma anche la rete, però, può essere la rete del letto che rimane, può essere l'altra. Infatti, se ve la devo dire tutta, magari neanche la rete ci dovrebbe essere. Sarebbe più logico. Certo. Magari il materasso sì, la rete no. Esattamente. Se una persona vuole suicidarsi, puoi togliergli i lacci delle scarpe, puoi togliergli tutto, il modo lo trova lo stesso. Il problema vero sono le condizioni in cui vive una persona.
devo arrivare al punto che io devo fare un suicidio come ha fatto mio fratello si è impiccato in libertà. Se io mi prendo una depressione, chi se la prende la responsabilità? Il direttore, chi se la prende la responsabilità qua? Si è in depressione perché non venivo curato, giustamente non potevo neanche più mangiare, con loro non ne volevo fare più, non volevo vedere più la mia famiglia perché stavo molto male. Ma i psicofarmaci però te li davano? Sì, me li davano tutto, sì. Sì, il psicologo mi chiamava, sì, i psichiatri anche, ma il psicologo veniva ogni mese. Una volta al mese? Sì, sì. Per un'ora? Neanche, un'ora no, 10 minuti. 10 minuti, sì. Una volta al mese, ma anche quando hai depressione? Sì, io prendo per dormire, prendo una serie di pillole e anche, può dormire anche un cavallo, probabilmente. Prendo 3 pillole e 75 gocce al giorno. Io prendo a pranzo per l'ansia, perché io soffro attacco di panico. Io adesso da un mese che ho preso pastiglie per dormire, che non poteva essere senza. C'è il mio compagno di cella, gli è andato via la vista, ancora in cella. L'hanno mandato all'ospedale, l'hanno fatto un attacco, però non hanno ancora dato la risposta. È una settimana che non ci vede. Ho operato per una valvola aortica, mi hanno messo di maiale. E qui ti vedono? Mi vedono perché vado giù e mi danno le pastiglie che non va bene per me. Che pastiglie ti danno? Mi danno un tapperina per la testa o un antibiotico perché non va bene quello. Mi danno una pintura che non è giusto per quelle cose lì. Ma tu hai fatto richiesta per essere scarcerato per le tue condizioni? Non ho chiesto ancora, me l'hanno fatto ancora, non mi hanno fissato processo, per un tanto furto. Non è che sono uno... Da quant'è che sei qui? Da 2 mesi. Perché è stato 3 mesi che aspettava il dentista, uno meno, e non lo chiamavano. C'era sempre dolore, non riuscivo a dormire. Si è tagliato, ha mangiato pillole, le pille, ha mangiato le lamete. Perché non aveva un colloquio col dentista? No, perché sì. Una visita. Quindi alla fine ce l'ha fatta la visita? No. Sono visto un anno trauma in play, diciamo, un ragazzo morire, un ragazzo di uomo, a calcio di brucolo. Che è un ragazzo che era sotto l'effetto di psicofarmaci. Già all'ultimo lui gridava per tipo che voleva aiuto, ha detto mamma chi, stava a notte. E io in questo mondo io lo ritengo che chiama una monarchia, che è quello che succede, non esce mai niente. Tu puoi fare quello che vuoi. Si lava tutto interno, non esce niente. Il potere discrezionale, terribile. Come ti cambia? La consapevolezza che ti può cambiare molto in negativo c'è, almeno da parte mia. Per non farsi cambiare in negativo, secondo me, bisogna cercare di non considerarsi unici e di partire sempre dal fatto che nessuno ha la risposta perfetta sul problema contingente. In realtà dove i detenuti stanno a lungo, come dice lei, può diventare difficile. Però a prescindere da tutto questo, la discrezionalità deve comunque rientrare all'interno di una serie di paletti, perché sennò diventerebbe arbitrio. Oggi ci sono i medicali, oggi sono stato autorizzato per telefonare. Da 6 mesi che faccio per chiamare l'avvocatessa, da 6 mesi. Ha chiesto 6 mesi fa di fare una telefonata? Sì, oggi. È solo oggi. E oggi l'hanno autorizzato, ci sono i medicali, sono stato autorizzato, non lo so perché. Vabbè, è stata una fatalità. Sto facendo lo sciopero dalla fame io. Ma tu in questa condizione così ci sei in questo momento, anche perché hai chiesto il divieto di incontro con tutti e perché sei in sciopero dalla fame. E l'ho fatto bene! Tu stai complicando la tua situazione. Ma io ho detto, ma io la complico, la mia situazione, io la sto facendo pacificamente, ma uno che deve arrivare qua, lo dite a me perché. C'è molta discrezionalità. Sì, vabbè, sono loro che hanno le chiavi del blindone. In realtà è questo. Thank you.
Nonostante le precarie condizioni fisiche, continua lo sciopero della fame e della sete di Marco Pannella per denunciare la situazione delle carceri italiane. Il TG2 lo ha intervistato. Oggi l'Italia, la Repubblica Italiana, sta violando sul piano della giustizia, che riguarda tutto lo Stato e tutti i cittadini, sulla sua appendice carceraria i diritti umani alla lettera, anche la giurisdizione europea, e stiamo violando la Costituzione, ed è un massacro di vita, di genti, di persone. Cosa dobbiamo fare? Fare uscire, l'obiettivo è l'Italia dall'infamia della negazione di tutti i diritti. È troppo, e che cosa dobbiamo fare? Qui una realtà che ci umilia in Europa e ci allarma per la sofferenza quotidiana, fino all'impulso a togliersi la vita, di migliaia di esseri umani chiusi in carceri che definire sovraffollate è quasi un eufemismo. In questa cella l'unica cosa che voglio, noi qua, la cella, il quinto te, siamo tutti con Marco Pannella. Noi, sì. Tutti quanti con Marco Pannella. E vogliamo la amnistia! Vogliamo la amnistia! L'amnistia io penso che è qualcosa che andrebbe fatto, perché comunque la situazione è veramente incivile. Sarebbe l'unica cosa che... l'unico metodo per pulire tribunali e istituti. Di quello che capisco io nel mio piccolo, i giudici sono pieni di carte fino in testa. Ed è giusto che dovrebbero buttare un po' la spugna, come ha fatto Francia e come tanti altri posti. Ed è giusto che ogni tanto si dà questa amnistia, che ha più di 20 anni che non la fanno. Non vogliono fare l'amnistia? Facessero altri provvedimenti. Perché chi esce dalla galera e si fa tutta la pena ha una recidiva, cioè torna a delinquere attorno al 65-68%. Mentre chi accede, coloro che sono colpevoli e accedono alle pene alternative, hanno una recidiva intorno al 20%. A Pannella voglio dire che noi praticamente siamo orgogliosi di lui e di ciò che sta tentando di fare per noi. E quindi tanta stima e tanto rispetto. E che siamo con lui. Sapete, all'esterno molto più spesso la gente pensa di esorcizzare i problemi mettendo tutti quanti in galera, no? Non è così. Io più vado avanti in questa attività, più mi rendo conto che il carcere è la sintesi dell'esterno. Bisogna fare anche molta attenzione, perché è vero che dobbiamo guardare a quelle che sono le condizioni di vivibilità dei nostri utenti, è pur vero che bisogna fare anche molta attenzione a quella che è la richiesta di sicurezza che vogliono la cittadinanza e la collettività fuori. La maggior parte delle persone pensa, vabbè, siccome quello ha compiuto un reato, non vedo perché ci dobbiamo stare tanto a preoccupare di quali sono le situazioni in cui vive nel carcere. Non so, voi l'avrete sentito spessissimo nella battuta, appunto, come prima, che ora gli dobbiamo dare pure il televisore, che ora gli dobbiamo dare... Cioè, giusto che vivano in condizioni di abbruttimento. Quindi è sempre, secondo me, il modo in cui si parla del carcere, delle pene, che è disastrosa nel nostro paese. È l'informazione che molto spesso è disastrosa, insomma. Non è esattamente che la popolazione sia così ostile sempre. C'è una disattenzione proprio nel paese rispetto a questa questione. Disattenzione. Il carcere, diciamo, non paga, non è remunerativo, non lo è per la classe politica e non lo è per l'informazione. Noi eravamo una comunità che attraverso 1000 agenzie, comprese la televisione, quando io sono cresciuto e sono diventato giornalista professionista, che ragionava su questo, che aveva questa profondità. Negli ultimi 10 anni siamo arrivati al deserto. Non c'è l'inserimento sociale, non si fanno lavorare. Niente, siamo abbandonati da Dio. Siamo senza acqua 22 ore. Perché io penso che proprio è nascosta questa realtà. Evidente in generale è l'abisso
che separa, come si è detto, la realtà carceraria di oggi dal dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sui diritti e la dignità della persona. È una realtà non giustificabile in nome della sicurezza che ne viene più insidiata che garantita. Peccherei di presunzione a dare una valutazione dell'attuale ordinamento penitenziario in contrapposizione a quello che dice il nostro Presidente. Io ritengo però così che da un punto di vista normativo, l'ordinamento penitenziario italiano sia un ordinamento evoluto. Che poi questo ordinamento sia poco attuato è altra storia. Noi non possiamo fare altro che cercare di fare quello che poi è il nostro mestiere, quello per il quale siamo stati chiamati, insomma, per il quale veniamo appunto pagati ogni mese, cioè quello di cercare di garantire il più possibile, di tendere al rispetto di quelle che sono le norme, con grande difficoltà, però noi non possiamo smettere di tendere al rispetto di quei principi. Se lo facessimo, avremmo proprio... Non credo che riusciremo a trovare un senso proprio alle nostre giornate, perché se ci riflettiamo, tutto questo un senso non ce l'ha. Una questione di prepotente urgenza sul piano costituzionale e civile.